Oh no! Ho fatto un sogno davvero terribile. Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa. Non era un sogno, vero? Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. Ah, la porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman, sono soltanto io. Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Sdraiati a terra, Mandy, e resta lontana dalla porta. Sto entrando. Ora sei al sicuro, Mandy. Oh cielo, ma cosa è successo? Norman ha quasi bruciato la nostra casa. Credo di essere malata. Devi esserti presa il raffreddore. Anche James e Anna si sono ammalati. Questo vuol dire che non sono Pondi, Norman. Sono semplicemente malati. Sì, lo sapevo. I razzi sono oggetti molto pericolosi, Norman, e non andrebbero mai accesi dentro casa. Mi dispiace, Sam. Credo che quel film pauroso fosse un po' troppo pauroso. So cosa ti farebbe dimenticare tutto, Norman. Una bella canzoncina. Oh, no. Quando il sole picchia forte. Facciamo festa sul mio yacht. Sveglia! Forza! Voglio un'estate a go-go! Questa canzone è addirittura più orribile del virus dei Pondi! Lo sai, Norman. Per una volta sono d'accordo con te. Sveglia! Forza! Voglio un'estate a go-go!